successo. Ecco, chiamerei qui per favore a rappresentare la comunità civile il signor sindaco, se sta qui accanto a noi. Poi i catechisti sono qui con voi in mezzo ai ragazzi, i volontari altrettanto, però mi piacerebbe che fosse qui almeno, dopo so che loro non vorranno, almeno due delle persone che hanno e si prestano spesso per la cucina. Giusi e Maria possono venire qui vicino al sindaco, non si offenderanno gli altri, lo so, ma non possiamo portare qui tutti, altrimenti dovremmo venire tutti da questa parte. Maria e Giusi, ce la fanno? Maria la madica della cucina la si sposta via, e Giusi mi sa che farà la stessa parte. Comunque immaginatele qua, il sindaco a rota, eccolo, bene, venite da questa parte così, chiaricati, state pure lì, pure lì, qui, perfetto. Un catechista a nome di tutti i catechisti, fate voi, lascio scegliere a voi. Allora facciamo così, Cristiano, che è uno dei più giovani in assoluto e che è anche un immigrato, oggi è la giornata degli immigrati, siccome viene dal cordone, ecco l'immigrato, benissimo, tu prendimelo quella croce che ci servirà tra un attimo. E un rappresentante fra tutti i volontari, noi quindi chiamiamo gli umarei, quelli che si prestano a fare veramente di tutto qui in oratorio a stella mattutina. Vediamo chi c'è. Dino che è un po' il più giovane della compagnia. Dino e Pippo. Dino e Pippo. Pippo, quanto è tu? Vieni Pippo. Dino e Pippo. Perfetto. Benissimo. Chiamiamo anche una rappresentante della signora, che le signore che ogni tanto a Mariano fanno i casoncelli, una volta ogni tanto. Chiamiamo Francesca. O Giusi e Francesca, ci sono tutte e due? Perfetto, molto bene. Vorrei qui con me anche il geometra che ha seguito i nostri lavori, Ferri Alessandro, grazie, non solo per la competenza tecnica ma perché per la passione veramente non manca. Dei baristi, c'è già qualcuno tra noi che è anche barista, sì, la nostra qui presente, ecco. C'è una distanza minima, siete diventati tutti silenziosi, vi aspettate di essere chiamati tutti, ne avreste il diritto, cominciamo questo momento. Mi metto da questa parte. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio Padre, che ci guida e ci sostiene nella pazienza e nella carità di Cristo, sia con tutti voi. La chiesa parrocchiale, qui vorrei adesso anche i lettori, per la verità, che abbiamo incaricato, e i catechisti, perfetto, molto bene, benissimo, e i ragazzi che poi leggeranno la preghiera, mettetevi pure qui accanto, magari non davanti alla cassa, così almeno ci sentiamo bene. Perfetto. La chiesa parrocchiale, casa di Dio in mezzo alle case degli uomini, è il cuore della comunità. Fra essa e il paese c'è l'occasione di un fecondo scambio religioso e sociale in vista dell'evangelizzazione e della diaconia di carità. In questa trama di relazioni si inseriscono la nuova cucina dell'oratorio che stiamo per inaugurare con la benedizione dal Signore. Ascoltate la parola di Dio dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di intenti. Mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo, fratelli, dalla gente di Cloè, che vi sono discordie tra voi. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, e io di Cefa, e io di Cristo. Cristo è stato forse diviso? Forse Paolo è stato crocifisso per voi? O è nel nome di Paolo che siete stati battezzati?
questa lettura è qui a indicarci che stiamo lavorando tutti insieme per un progetto comune. Prima di continuare con la benedizione vorrei anticiparvi un testo dell'articolo che troverete poi sul giornale di questo tempo per noi importante, perché è la festa della Madonna del Rosario. Una cucina in oratorio, perché? È una moda suggerita dalla TV o da tanti programmi sulla ristorazione, sui ristoratori in gara tra loro con l'esperto più gettonato del momento? No. La nuova cucina sostituisce quella realizzata da due intraprendenti volontari in uno spazio di 8 metri quadrati. Era qui dietro questa finestrella, l'unica disponibile in quel momento, dove trovavano posto un fornello, un lavandino, una friggitrice e, se ci stavano, una a fianco all'altro, due cuoche. Dopo alcuni anni di onorato servizio, utile anche alla preparazione di un piatto caldo per i ritiri in occasione dei sacramenti, per la festa di San Giovanni Bosco, per il carnevale e per alcune cene di gruppi parrocchiali, il cucinino ha concluso la sua corsa. Ora abbiamo una cucina di 64 metri quadrati complessivi, tra lo spazio per la preparazione dei cibi per la zona, e la zona di lavaggio, la dispensa e la zona di conservazione. Tutto in regola con le norme igienico-sanitarie. All'indomani della festa dell'oratorio del 2023 si è fatto più reale il progetto concordato tra le diverse realtà che riguardano la parrocchia. E qui devo dare colpa ad Angelo Radici, che vorrei che si aggiungesse al numero dei rappresentanti di tutta la comunità. Angelo Radici c'è? Non c'è, c'è. Ecco, ci raggiungerà. Vorrei che si mettesse lì vicino a Pippo, perché è uno di quelli che ha sempre picchiato per fare questa roba e poi si è resa possibile in questo spazio. Si è individuato per la realizzazione il volume occupato un tempo, qualcuno dei più anziani lo ricorderà, dal bar Acli, successivamente dalla segreteria dell'oratorio. Quest'ultima si è trasferita al primo piano dell'oratorio, condiviso con l'attività del catechismo. L'unica variazione verso l'esterno è costituita dalla formazione di una porta alle mie spalle, dietro, verso lo spazio che si chiude, per consentire un facile accesso alla sala della comunità, la sala rossa per intenderci, attigua. Abbiamo arredato il tutto con componenti in acciaio inox di diversa provenienza. E qui vorrei invitare Rosalba. Rosalba, che viene, è di Bariano, presta servizio presso la mensa dei poveri e aveva ricevuto una cucina dagli alpini inutilizzata per diverso tempo. I nostri volontari bravissimi l'hanno resa quasi nuova dall'aspetto e anche della funzionalità, certamente. Loro sono quelli che hanno più vergogna di altri, quindi non vogliono farsi vedere. Ma ecco, vediamo che sono rappresentati da Angelo, è arrivato Angelo Radici. Ma qui vorrei chiamare Mauro, Piero, le mogli rispettive che si sono sempre prodigate intanto. E tanti altri, gli umarei cosiddetti, quelli che a Milano si mettono dietro le mani, dietro la schiena e guardano i cantieri. Si sono scherzosamente voluti chiamare così. Qui non mettono le mani dietro, ma le tengono bene aperte. Abbiamo arredato il tutto con componenti in acciaio inox di diversa provenienza, alcuni ricevuti in dono, appunto, altri acquistati con attenzione nel mondo dell'usato garantito. Qui vorrei invitare Mimmo, il ristoratore Mimmo, ci ha detto che ci avrebbe dato 5... Eccolo! Lui tra poco ci lascerà perché ogni tanto a mezzogiorno fa da mangiare. E lo vedete, ecco. Lo ringraziamo perché la parte più preziosa della nostra cucina in termini di arredamento è il suo forno particolare che ha voluto cederci. Siamo grati a chi ha fatto dono di alcuni di questi preziosi elementi, volontari, tutti che hanno investito diverse ore per riportarne alcuni all'aspetto e alla funzionalità originali, fino a farli sembrare nuovi. Gli impianti elettrici o idraulico sono nuovissimi. Io qui ho invitato anche la ditta, ecco, il nostro MC, prego, raggiungici, dai, per favore. E l'impianto anche idraulico Fly, Roberto, se c'è. Ecco, però c'è un rappresentante, vieni tu, dai. Vieni qua tu, perfetto, molto bene.
abbiamo chiamato anche la ditta Bosevil, che non so se era per... Marco, potresti venire tu per la ditta Bosevil, bravo, molto bene, perfetto. I ringraziamenti, il riscaldamento e il raffrescamento sono assicurati da un impianto usato ma perfettamente funzionante, ricevuto in dono. Anche per questo ringraziamo. Ringraziamo anche la banca di credito cooperativo Robica di Bariano e Cologno al Serio, che ha donato 1000 euro. La cucina è costata 63.000 euro, compresi i 4.500 per l'Enel, compreso l'IVA, compreso le spese tecniche, che sono state assolutamente dimezzate rispetto al solito, e anche le lavorazioni che sono state pagate, ma con una grande buona disponibilità economica da parte degli esecutori, delle ditte che hanno lavorato. È destinata all'uso interno per scopi pastorali e oratoriali, allo scopo di favorire aggregazione e occasione di incontro attorno alla tavola, con la consapevolezza, e qui finisco, che non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che viene dalla bocca di Dio. E questa consapevolezza, che all'oratorio, come a casa, occorre cucinare sempre pensando a qualcuno, altrimenti si sta solo preparando da mangiare. E qui vorrei ringraziare Marco Marcangelo, che non so se è qui presente, ci ha realizzato le zanzariere e un bel pensiero che è stato poi messo appunto per ricordare questa frase: occorre cucinare sempre pensando a qualcuno, altrimenti si sta solo preparando da mangiare. E qui continuiamo. Adesso ragazzi riprendiamo con la preghiera breve ma intensa. Ripetiamo insieme: vieni e resta con noi, Signore. Allora, il Verbo di Dio fatto uomo ha posto la sua tenda in mezzo a noi, perché dalla sua pienezza attingiamo grazia e verità. Anche questa stazione pastorale vuole essere un segno della presenza del Signore in mezzo alle nostre case e alle nostre famiglie. Vieni e resta con noi, Signore. Vieni e resta con noi, Signore. Tu che chiami tutti gli uomini alla conoscenza della verità, rendici sempre più disponibili all'ascolto e all'annuncio del Vangelo nell'ambiente in cui viviamo. Preghiamo, vieni e resta con noi, Signore. Tu che chiami tutti, tu che sei il pastore delle nostre anime, aiutaci a crescere fino alla piena maturità umana e cristiana, perché possiamo diventare luce del mondo e sale della terra. Vieni e resta con noi, Signore. Tu che hai posto nelle carità il segno di riconoscimento dei tuoi discepoli, fa che ciascuno di noi si apra a una cordiale e concreta attenzione. Noi ti preghiamo, vieni, resta con noi, Signore. Tu che ci dai la grazia di inaugurare questi nuovi locali al servizio del tuo popolo, fa che siano strumento provvidenziale di accoglienza e di servizio fraterno nel nome del Signore. Vieni e resta con noi, Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Fa che alla scuola del tuo figlio cresciamo in comunione di fede, speranza e carità, e divenire il lievito che fermenta tutta la realtà umana. Benedici questa cucina al servizio della parrocchia di Bariano e rendi l'occasione di incontro fra i vicini e i lontani, centro promotore di ogni slancio verso la città degli uomini. Aiutaci a portare in ogni ambiente e situazione di vita la forza rinnovatrice del tuo spirito. Raduna gli uomini lacerati e dispersi nell'unica famiglia pacificata del tuo amore, per Cristo nostro Signore. La cucina è là, voi siete le persone che siete chiamate a renderla viva, dai volontari che qui saranno sempre più presenti e che accolgono anche altre presenze, e da tutti coloro che vorranno aggiungersi. Allora, chiedo a Susan, che ha curato
L'allestimento c'è, Susan? Non c'è? È un po' timida, Susan. Un attimo solo. Concede ai tuoi fedeli, Signore, l'abbondanza dei tuoi doni, la salute del corpo e dello spirito, la concordia fraterna e la pace, la gioia di servirti nella Santa Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Qui c'è un crocifisso che viene portato e sistemato in una delle pareti per ricordarci quello che viene scritto in una parete a fianco. Se siamo lì a fare semplicemente da mangiare, non è niente, ma se pensiamo a qualcuno, cambia tutta la musica. Benediciamo questo crocifisso, segno della nostra fede, e la cucina che qui tra poco apriamo. Chiamo con me, ti metti pure qua, la rappresentanza della comunità civile e Pippo, rappresentanza di tutta la comunità. Pippo che corona il suo servizio, vieni Pippo, vieni qua. E accanto a lui una chierichetto, il chierichetto più giovane, Kevin. Vieni qua, Kevin, vieni. Quindi abbiamo la gioventù, la vita adulta nel giorno in cui ricordiamo anche gli anziani e il nostro sindaco. Mettiamo tutti insieme la mano da questa parte, venite per favore alle mie spalle, venite la vostra mano sulla mia, Kevin metti la tua mano destra sulla mia, ce la fai molto bene, infatti Pippo Dredd lì sono anche mia, ce la facciamo, 3, 2, 1, via, un applauso! Guarda che bel cestino preparato Susan. Un applauso anche all'allestimento, guardate, le nostre volontarie che da ieri pomeriggio stanno preparando tutto. Io vi chiedo adesso, con calma, rimanete dove siete, oppure io apro e potete già venire. Troverete, no, lasciamo il tempo alle nostre volontarie di poter sistemare tutto sui tavoli, poi con calma vi avvicinerete sia ai tavoli che all'interno della cucina. Grazie veramente a tutti, chiedo al nostro servizio tecnico di far partire un po' di musica che accompagni tutto il resto. Grazie anche alla televisione che ci rende questi momenti immemorabili. Buona giornata, buona domenica a tutti. Grazie, attenzione, permesso? Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola stai comoda anche tu. Gli amici a questo servono a stare in compagnia. Sorridi al nuovo ospite e non farlo andare via. Dividi il companati con una doppia allegria. Sposta a tavola che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola sempre aperta, la luce è sempre accesa. La porta sempre aperta, la luce è sempre accesa. Il fuoco sempre vivo, la mano sempre tesa. Il fuoco sempre vivo, la mano sempre tesa. La porta sempre aperta, la luce è sempre accesa. E se qualcuno arriva, non chiedergli chi sei. Se qualcuno arriva, non chiedergli che vuoi. No, 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 no. E corri verso lui con la tua mano tesa. E corri verso lui, spalancagli un sorriso e grida evviva.
che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, se sposti un po' la seggiola, starai più comodo tu. Gli amici a questo servono, a stare in compagnia. Sorridi al nuovo ospite, non farlo andare via.